Buongiorno a tutti, oggi abbiamo qui in prova un metal detector professionale di alta gamma e ottima qualità, di alta gamma per tanti motivi che adesso vediamo insieme, composto da una bella barra professionale in fibra di carbonio telescopica, guardatelo. Da aperto e così da chiuso, che praticamente una, due, sta in due spanne abbondanti, circa 45-50 centimetri chiuso, che sta bene in uno zainetto, e poi anche, essendo in fibra di carbonio, molto robusto, leggero e ben maneggevole. Qui abbiamo il vano porta batterie, funziona con 10 batterie da un volt e mezzo, perciò ha già una buona carica di potenza. Questo è il selettore che fa altoparlante o cuffie senza fili, in quanto ce ne sono due versioni, la versione light, normale così come si vede a vista, e la versione pro, che ha pure le batterie caricabili, il caricatore rapido e le cuffie senza fili, col quale si seleziona con questo interruttore fra cuffie senza fili e fra altoparlante. Questo è l'attacco del carica batterie e questa è la presa cuffia normale a fili. Come abbiamo detto, metal detector professionale di alta gamma, anche per avere tante funzioni display, fra cui display spettrografico, guardate, oltre che dire il VD, fa vedere anche il grafico della rilevazione dell'oggetto, più il vettore è alto, più l'oggetto è vicino, la sonata è buona e l'oggetto è grande. E ai lati fa vedere la composizione, così quando uno trova qualcosa ecco, questo col tappo, quando uno trova qualcosa simile che dà la stessa similitudine di grafico sa già più o meno cosa c'è sotto. Inoltre di alta gamma perché anche di alta qualità, l'elettronica è garantita 5 anni. Questa scatola, il box, è IP55, protetto contro gli spruzzi, non è stagno, protetto contro gli spruzzi. Mentre la piastra è stagna, può andare anche nell'acqua. Bene, ora questo video qui ha l'obiettivo di far vedere come funziona tutte le varie impostazioni, come si regola. Prima di tutto sul display si vede com'è stato settato. Qui in alto abbiamo il tipo di frequenza che c'è impostata adesso, in quanto ne ha due, la 8 e la 18, e uno sceglie quella che vuole. Poi qui abbiamo il gain, il guadagno, che può essere 0, 1, 2, dopo vedremo anche nelle regolazioni, adesso è al massimo. Poi abbiamo sotto il threshold, a quanto è regolato la soglia del suono, che in base a questo anche aumenta o cala un po' la sensibilità, come è regolato questo. E poi c'è il power box, se impostato al massimo oppure al minimo, adesso valore height alto. Qui invece abbiamo come è messo regolato il tono, se è monotono, doppio tono, eccetera. Ci sono tutti i tasti di settaggio.
Con questo tasto Enter si fa il reset. Guardate anche che bei caratteri grandi, così li vede anche uno, diciamo, senza bisogno di occhiali, anche se gli manca un grado, vede le regolazioni. Qui con le freccette più e meno si regola la discriminazione, vedete qui la barra che cresce e c'è scritto i vari valori, foil, iron, eccetera, più si aumenta e più discrimina. Partiamo dai tasti, dal funzionamento dei vari tasti. Questo abbiamo già visto che è il tasto accensione e spegnimento, quello rosso. Tasto power. Col power si regola il power box. Enter, col tasto enter si è. Power box lo possiamo scegliere height oppure low. Height è più performante. In certi casi potrebbe dare anche qualche falso disturbo, falso segnale. In base alla zona scegliete voi se tenere height oppure low. Noi facciamo height, che dopo nel prossimo video faremo vedere anche le prove tecniche in aria. Torniamo sempre nel tasto power. Poi c'è la regolazione del threshold, THR, threshold. Seleziono con le freccette, enter. Il threshold è la soglia del suono, più è in soglia con un piccolo crippettio e più l'apparecchio è sensibile. Aumento, così è troppo, non si sente neanche se suona. Abbasso, più lo tengo in soglia meglio e più è sensibile. Oppure posso anche scegliere, a me non mi interessa che sia tanto potente, lo voglio un po' stabile. Adesso qui, in questo caso qui è a 25, in altri terreni potrà essere a 20-22, in altri terreni potrà essere a 28, secondo com'è la perturbazione ambientale di radio ricevitori, ripetitori, eccetera, che influenzano con le frequenze che capta l'apparecchio con le piastre. Adesso lo impostiamo a 25, ok. Poi torniamo al tasto power, che c'è l'altra funzione, il guadagno. Il guadagno è a 1, a 2 e a 0. Io, tanto visto che devo fare le prove, lo tengo a 2 al massimo. Così io faccio vedere la macchina al massimo performante. Poi dopo uno se le imposto come vuole lui. Poi abbiamo il tasto dell'audio. Audio è diviso fra tone e volume. Posso regolare i toni audio. Vado dentro e i toni audio posso regolare il tono che voglio udire io quando suona per non ferroso. Vado dentro. Io per il non ferroso, esempio oro, bronzo, rame, ottone, argento, alluminio, lo tengo tono alto, classico. Ritorniamo al settore toni, ferroso, ah no, qui è non ferroso, toni, ecco, ferroso, ferroso, entro. Ok, confermo, il ferroso classicamente va a tono basso e io lo tengo al tono più basso possibile. Sempre nel settore audio toni c'è il tono, nel caso che io lo imposto come all metal, uno sceglie il tono che vuole lui. A piacere. Torniamo nel settore audio. C'è il volume, quando l'apparecchio suona il volume impostato da 1 a 10, io tengo al massimo, ma se uno sente che è troppo alto, dà fastidio a qualcuno, può abbassarlo. Hai capito? Comunque lo teniamo a 10, così si sente meglio. Abbiamo già visto tutti i tasti di destra, questi a basso li abbiamo già visti, ora guardiamo il tasto delle frequenze, questo in alto a sinistra.
Questo apparecchio, il Golden Mask 5 più, nuovo modello, anteprima, ha due frequenze, la 18 e la 8. La 18 serve per massima sensibilità, ottima performazione nel terreno, e io direi che è quella anche più usata. La seleziono, la confermo con Enter, e qui ha dei passi di frequenza. Passi di frequenza cosa servono? Sempre per eventuali falsi radiodisturbi, ripetitori, eccetera, oppure metal detector con le stesse frequenze, facendo dei passi di scambi di frequenze inferiori o superiori, dopo uno riesce a far modo che l'apparecchio sia un po' più stabile, che non vada a interferire con altre perturbazioni dell'ambiente o altri metal detector. Torniamo nelle frequenze, anche con la 18 ci sono sempre i sottopassi di frequenza, stesso motivo di prima. Noi lasciamo la nostra frequenza da 18. Confermo. Poi cosa abbiamo? Abbiamo l'altro tasto della discriminazione, qua a sinistra, che si divide in modi di discriminazione e disk depth, profondità della discriminazione. Seleziono con la freccetta profondità della discriminazione, confermo. Io lo tengo al massimo, ma si può tenere anche un po' di meno, secondo quello che uno vuole fare. Questo metal tutto regolabile, programmabile, è un bel apparecchio. Mettiamo profondità discriminazione a 15. Torniamo dentro, che c'è l'altro parametro da verificare. Modi di discriminazione. Modi di discriminazione, ci sono tre modi. Si può usare in monotono. Monotono vuol dire che quando ci sono gli oggetti buoni, in base a quanto abbiamo regolato la discriminazione, più o meno, se l'oggetto è buono suona a un tono, se l'oggetto non è buono, diciamo ferroso, non suona. Se invece lo impostiamo a due toni, idem, cosa fa? Con l'oggetto buono, esempio oro, bronzo, ottone, rame, alluminio, suona a tono alto. Se l'oggetto è ferroso, lo suona a tono basso. Poi c'è all metal, praticamente suona a tutti i metalli. Io direi adesso lasciamo a due toni, via, tanto è uguale. Confermo. Ultimo tasto, che è quello del bilanciamento. Prima di mettere in moto, di partire con l'apparecchio, dobbiamo bilanciarlo nel terreno che ci troviamo. Allora, vedremo anche un video come si bilancia intanto nel terreno vero, come si bilancia nel terreno vero, intanto lo usiamo e lo spieghiamo così com'è ora. Il ground balance, il bilanciamento del terreno, si può fare in due modi col Golden Mask 5+. Si può fare in automatico, saltano fuori i numeri, pompando su e giù, lui nasce il terreno, e dopo un po' auto GND complete. In automatico si conferma da solo. Se non si conferma da solo e si vede che è stabile, si spinge Enter ed è a posto, e si resetta in automatico. Ritorniamo nel tasto Ground Balance, andiamo nella versione bilanciamento manuale, confermo, sempre pompando su e giù, in questa funzione qui, bilanciamento manuale, è l'operatore che sceglie lui come lo vuole bilanciare, in positivo o in negativo. Allora, andando su e giù, pompando nel terreno, si sentirà udire il suono che cresce o che cala in base a che si va su o in base a che si torna indietro con la pompata, e si regolano con i tasti i valori affinché, intanto che andiamo su e giù con la testa, con la piastra dal terreno, il classico pompaggio, affinché che è più o meno stabile, più o meno zitto, equivalente il suono sia a tornare giù che sia a tornare su, allora diciamo direi che ha bilanciato, e si fa conferma, enter.
Ecco qua, praticamente abbiamo già visto un po' tutte le funzioni e i comandi di questo bel metallo.